A Verona si è svolto un premio importante per difendere un bene prezioso, quello dell'acqua. Un premio che è andato ai cortometraggi realizzati dai giovani studenti delle scuole. E a Verona c'eravamo anche noi di TV 2000, anche noi di Buone Notizie. Abbiamo premiato con un premio speciale i talenti migliori. Ecco Verona, fiori bianchi, i cocai. Acqua, vita, Verona città d'acqua, un concorso per cortometraggi realizzati dai giovani studenti. Così Verona ha ricordato Maria Luisa Dal Castello, insegnante responsabile storica della AGESC Scaligera, l'associazione genitori scuole cattoliche. Dunque, acqua e vita, il tema. Le scuole paritarie cattoliche di Verona e provincia hanno visto coinvolti docenti e tutors in un lavoro preparatorio multidisciplinare con i ragazzi per realizzare al meglio il progetto del cortometraggio. Obiettivo: comunicare e far comprendere ai più giovani le problematiche e le opportunità legate al bene acqua. Il cortometraggio vincitore del premio è stato In un unico mare di idee, realizzato dall'Istituto Don Bosco. Il premio speciale, assegnato da TV 2000, è andato invece al corto dal titolo Sulle sponde del nostro fiume, realizzato dall'Istituto Virgo Carmeli. Poesia, memoria, radici e mito si fondono in questo cortometraggio, reso in un ottimo linguaggio narrativo dai giovani attori. Ecco dov'era! Ciao! Io sono una sergente e mi chiamo Resia. Perché è da lì che vengo, da Passoresia. So anche parlare in tedesco, sai? Ja, nein. È perché sono nata in Alto Adige. Ma siccome non sto mai ferma, perché sono una sorgente, te l'ho detto? Sono zampillata fuori dal lago in cui sono nata e sono scesa giù per i monti e le valli. Ma cosa fai qui? Perché sei saltata fuori dal mio nascondiglio segreto? Perché ti aspettavo, Francesco. Qualcuno ti deve parlare. Aspettavi me? Che deve parlarmi di cosa? Vedi, io sono una sorgente, nasco pura e pulita, felice e piena di vita. Per questo ho assunto la forma di una bambina. E allora qual è il problema, Renzo? Il problema? Io non lo so qual è, te l'ho detto. Non sono che una giovane sorgente e non conosco molto del mondo. So solo come si nasce, come si zampilla fuori dal terreno e come si incomincia a scorrere giù per le montagne. Raisi, ma cosa sei venuto a fare qua giù? Sono venuto a chiamarti, Francesco. Dovevo attirare la tua attenzione. Me l'ha detto la mia mamma, che è una montagna. Tra poco arriverà uno dei miei fratelloni, che si chiama Visio. Washibu! Ehi! Ella! E tu saresti quello che ci deve aiutare, ma non sei che un nanerottolo. Aiutare? Adesso vi devo anche aiutare! Ma fare che cosa, scusa? Beh, vedi, io sono un torrente e vado sempre di fretta e non ho mai tempo né voglia di ascoltare quello che mi dicono le mie sponde. Ma da quello che ho afferrato nella mia corsa verso la pianura è che la nostra situazione sta peggiorando. La situazione di voi creature, di voi acque? Sì, io, la mia sorellina sorgente e i miei altri fratelli torrenti nasciamo pieni di voglia di vivere, di scorrere, di portare la nostra acqua pulita fino alle vostre terre. Ma come vedi, non sempre ci viene portato rispetto. Io sono ancora giovane e la mia acqua è ancora pulita. Non passeranno molti anni prima che comincerò ad inquinarmi e a stare male. E non avrò più acqua pulita da portare fin qua giù. E questo sarà un bel problema per... Per chi? Per il mio vecchio zio, Adige. Adige, Adige, questo lo conosco. Eccolo, eccolo qui. Signore, mi scusi, si chiama Adige lei? Fiume di cognome ed Adige di nome? È il signor Fiume Adige? Sono io, sono Adige. Tu sei Francesco, vero? Sono io, signor Fiume. Ho conosciuto la piccola Rese Avisio, quel ragazzo. Sono venuti a cercarti perché ti potessi parlare. Sono tanti mesi che ti osservo. Ogni volta che c'è il sole, io mi metto qui in tua attesa. Perché so che dopo la scuola verrai qui a pescare. Francesco, sei un bambino speciale, perché ami la compagnia delle cose semplici, dell'erba, dell'acqua, del vento. Ho pensato di poterti parlare. Vedi, una volta, tanto tempo fa, ero come Resia, pulita, giocosa. Ero come Avisio, irruento, vivo. Ora non sono che un vecchio, stanco e lento. Ogni giorno vedo uomini, donne e anche bambini
gettare i loro rifiuti per terra senza curarsi di dove finiranno. Ma la mia ferita è ancora più grande, Francesco. Ogni giorno vedo uomini non curarsi del loro prossimo, anche in questo aspetto dimesso. Questa stessa indifferenza avvelena il mondo. Ha avvelenato le mie acque, le mie sponde. Indifferenza, vedo solo molta indifferenza. Signor Fiume, io non sono che un bambino. Non so se potrò aiutarti a tornare pulito e allegro come un tempo, ma ti porterò sempre il rispetto, caro Adige. Te lo prometto. Non resterò mai indifferente. Te lo prometto, caro Adige. Te lo prometto. Te lo prometto, caro Adige. Te lo prometto. Prometti cosa, Francesco? Ti sei appisolato mentre aspettavamo che qualche pesce abboccasse. Ho fatto al Fiume una promessa, nonno. Che avremo cura di lui. È un bravo bambino. L'Adige è un vecchio amico. Ora andiamo. Restiamo nell'acqua e sempre a Verona, dove vive e si allena una ragazza. Con il nuoto batte i record e anche la malattia. Xenia Francesca Palazzo, 20 anni, nuotatrice. Alle Paralimpiadi di Rio del 2016 ha disputato la finale dei 100 dorso stabilendo il record italiano. Ma questa è solo la seconda parte della sua storia. La prima è la malattia. Comincerai da quando sono nata, perché alla nascita ho avuto un'emorragia cerebrale, una CID, che mi ha causato una incompatibilità di vivere. E quindi mia mamma mi ha portato a 3 mesi a fare terapia in acqua, in piscina. E poi prima c'erano i silenzi, non c'erano successi. E poi a un certo punto si è accesa una scintilla che da lì è partito tutto. Dopo la pioggia ed il gelo, oltre le stelle ed il cielo, vedo fiorire il buono di noi, il sole. Ed è proprio mia mamma che ha voluto farmi fare il nuoto agonistico perché vedeva il mio miglioramento costante. E infatti da una semplice terapia è diventato un amore per uno sport che pratico ancora adesso. E il mio successo più grande è stato Rio de Janeiro. Infatti io lo dedico alla mia famiglia, ai miei genitori, ai miei fratelli, alla compagnia della IAPNOR di San Benedetto del Tronto, al mio allenatore Marcello Rigamonti, al mio preparatore atletico Raffaele Fiorentino e a tutti quelli che mi sostengono tutti i giorni, perché è stato un bel cammino duro per arrivarci, però che ha regalato emozioni che uno non se le scorderà mai. Sei nell'anima. Voleva, come dire, lei era della nazionale russa di pallanuoto che poi si è trasferita a Palermo perché proprio ha voluto andare a Palermo a giocare ed è entrata in nazionale anche italiana. E a un certo punto lei ha lasciato la pallanuoto perché voleva fare una famiglia e ha conosciuto mio papà proprio casualmente in una pizzeria a Palermo, da dove poi si sono sposati, hanno avuto 4 figli, tra cui me. E poi quando sono nata, avendo avuto questo problema, l'hanno comunque convocata per andare alle Olimpiadi e lei ha rifiutato perché giustamente ha detto beh, devo riabilitare mia figlia, scusate, poi non posso. Poi, e quindi tante volte l'hanno riproposto, anche quando è nato il mio terzo fratello, e lei non l'ha voluto
più. Poi io dico, poi io pensavo sempre cosa potrei fare per i miei genitori che hanno fatto, speso tante energie su di me, cosa potrei fare? E visto che c'era Rio che aveva la possibilità di andarci, però non era detto, però ho detto dai, ci provo, almeno li ringrazierò in questo modo. Non mollate mai, credete ai vostri sogni, fate quello che dovete fare. E se avete una possibilità, anche, non so, fate per esempio sport, continuatelo a fare, perché vi libera la mente, vi libera il cuore e sarà l'unica cosa che vi darà più soddisfazione delle altre cose, anche più del lavoro. Cosa bellissima lo sport, soprattutto lo sport paralimpico, perché siamo tanti ragazzi. Certo, abbiamo tante disabilità, però il bello è che noi siamo sempre col sorriso. Noi andiamo sempre col sorriso e abbiamo tantissimi amici qua, là, all'estero, in un'altra città, anche in un paesino. Però siamo sempre felici di fare ciò che vogliamo fare e ci divertiamo come dei matti. Vai, sorridi amore, vai. Hai negli occhi gli occhi miei. Vai con questa canzonetta, metti il cuore in bicicletta, il mondo aspetta il tuo sorriso, vai. La buona notizia è che i medici dicevano no, non farà niente, non camminerà, non parlerà, non farà niente, solo starà sul letto sdraiata e basta, non farà niente. Invece con l'amore dei miei genitori sono riuscita qua, sono qua, cammino, parlo e poi speriamo, non dico niente come scaramanzia, spero di partecipare agli europei di Dublino. Blu, il cielo è ancora blu. E tu coloralo di più. Vai nella bella confusione, milioni di persone, il mondo è vuoto se non ci sei tu. Sostenetemi, seguitemi, fate tifo non solo per me ma anche per gli altri ragazzi. La strada per Tokyo proprio è lunga, però è già alle porte. Certo, il crowdfunding proprio serve per me per raccogliere fondi per le mie terapie, cure, visite mediche che devo fare, trasferte e anche attrezzature. Quindi per avere il materiale occorrente per arrivare al meglio, per arrivare al meglio in forma, per qualificarmi. Ed ora ci occupiamo di urban art, street art, e cioè arte di strada sostanzialmente, murales, graffiti, un'arte fino ad oggi un po' avversata. Adesso però quest'arte entra anche nelle università. La mia città non è mai doma, come la grande Anna Magnani, mamma Roma, c'è la voce intramontabile de Claudio Villa in cucina insuperabile, la Soralella. Il progetto dei 10 murales al DAMS di Roma 3 è grazie al fatto che dopo aver realizzato 17 murales attorno al grande raccordo anulare, anche qui abbiamo mandato una proposta e siccome l'università doveva fare un intervento sulle pareti proprio di reale riqualificazione, infatti sono state realizzate e sistemate tutte le pareti, hanno chiesto fateci una proposta, vediamo se piace l'idea. Io mi sono confrontato con i docenti
e abbiamo, gli ho proposto questo lavoro sul cinema, di omaggio al cinema, ma sul linguaggio cinematografico proprio. E abbiamo lavorato assieme, diciamo, su alcuni soggetti, sul concept, sulle idee, e eccolo qua, ci stiamo dipingendo. Core de Roma e de tutti i gladiatori e poi tutti de corsa alla marana a fasse il bagno. Maccarone, m'hai provocato e io te distruggo, me te magno. I 10 film partono dall'origine del cinema, uno ce l'ho dietro, che è proprio il simbolo quasi del cinema di finzione, che è Georges Méliès e Il viaggio sulla luna. Molto resta in Francia, perché appunto le origini del cinema hanno a che fare anche col rapporto tra i pittori e il primo cinema. Quindi a fianco alla luna di Méliès c'è Fernand Léger, che era un pittore cubista fino astrattista, che ha usato il cinema come fosse una pittura in movimento. Poi c'è Il terzo uomo con Orson Welles, c'è Dov'è la casa del mio amico, che è un film iraniano, quindi dalla Francia si passa all'Inghilterra, all'Iran, all'Asia, e poi c'è l'Italia con Fellini e Lo Sceicco Bianco. Questi sono all'ingresso del cortile, perché sono più una relazione tra il cinema e la letteratura, il romanzo. Dov'è la casa del mio amico viene da una poesia iraniana, il protagonista del terzo uomo è uno scrittore che va a cercare la verità là dove c'è terreno di guerra in Europa, dall'America. In Italia per 30 anni e sotto i Borgia ci furono guerre, terrore, omicidi, carneficine, ma vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera non ci fu che amore fraterno. Ma in 500 anni di quieto vivere e di pace che cosa ne è venuto fuori? L'orologio a cucù. E Lo Sceicco Bianco è il protagonista di un fotoromanzi. Lo Sceicco Bianco. Lo faccio perché mi interessa far scattare immediatamente una molla emotiva, cioè entrare come una specie di chiave di lettura semplice per l'osservatore. Quando fai arte urbana non è come fare un'opera in studio dove ti puoi permettere di tutto, cioè perché in fondo l'opera deve venirsela a vedere in una galleria, deve scegliersela, deve acquistarla. L'arte urbana te la trovi, no? Giri l'angolo e ti trovi l'opera, quindi devi avere un rispetto diverso verso l'osservatore, devi sapere che parli a tutti, anche ai bambini, ed è interessante che qualcuno riconosca un'immagine che già conosce, come quando ascolti una canzone in radio e già la sai, sai le parole, ti viene di cantarla. Ho notato io soprattutto che è naturale da parte di ragazzi vedere un artista che sta dipingendo le pareti. È una bellissima iniziativa, profondamente partecipata, in quanto l'artista ha discusso con noi le figurazioni, i concetti che voleva rappresentare ed anche le folgorazioni, diciamo, delle immagini che voleva impiantare in questo giardino. L'arte urbana va dove ti chiamano, perché per esempio a Napoli mi stanno chiamando per fare un progetto per una onlus, quindi sarà di beneficenza. È vero che ancora delle persone ti scambiano per un vandalo, mentre dipingi in strada ti gridano dalla macchina smettetela! Però dall'altra parte c'è chi invece sta analizzando il fenomeno della gentrification, cioè come cambiano i quartieri anche grazie ai murales. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada,
nella strada per conoscere chi siamo. La matematica o si odia o si ama, ma come si fa a far appassionare i giovani studenti alla matematica? Allora, un film ci spiega come: Il giardino dei numeri. Nonna, nonna! Certo che i numeri non sono per niente facili da dimenticare. Bisogna avere arte. Che c'è in quel capanno laggiù? Cose delicate che si potrebbero rovinare. È un film che parla di matematica, ma di una matematica montessoriana. Una matematica che si può imparare con le mani e con il cuore. Cose misteriose? Può darsi. Allora, no, il bambino con questo film non impara la matematica, sarebbe una cosa troppo forte, ma si entusiasma, comincia a emozionarsi, a vedere la matematica da un altro punto di vista, dal punto di vista di un bambino, cioè il gioco. Ma come fai a conoscere tutte queste storie? Merito di tuo nonno. Tommaso! Nonna! Tommaso è un bambino di 10 anni dal viso furbetto e lo sguardo vispo intelligente. I suoi genitori non sono quasi mai a casa e praticamente vive con sua nonna, un'eccentrica signora di 65 anni che coltiva la passione per i fiori e per le tartarughe di mare. I due passano molto tempo insieme e la nonna aiuta spesso Tommaso nei compiti di scuola, soprattutto quelli di matematica, materia di cui lei è appassionata e in cui Tommaso ha qualche difficoltà. Nel capanno degli attrezzi del giardino dei numeri di nonna Marisa, Tommaso scopre un gioco inventato dal nonno che aiuta le persone a comprendere la bellezza della matematica. Entusiasta lo porta alla nonna che dopo qualche reticenza consente a giocare. I due si avventurano nel labirinto matematico costruito dal nonno Afonso, dove incontrano pirati, numeri pari e dispari, perline, zattere colorate e città dalle forme geometriche. Tra mille avventure e numerosi pericoli riescono a risolvere tutti i problemi matematici che gli vengono posti e a finire il labirinto matematico. Finita l'esperienza del gioco, Tommaso recupera la sua preparazione in matematica e insegna ad altri suoi amici il percorso ludico didattico del nonno Afonso. Sì! Ultimo servizio di buone notizie per quest'anno, si chiude qui il ciclo di trasmissioni, torneremo di piacendo il prossimo anno e dunque un po' di ringraziamenti per questo finale. Innanzitutto i direttori, cioè Lucio Brunelli, Paolo Ruffini e Francesco Porcelli e poi tutta la squadra che mi ha affiancato in questa stagione, la 21 Film con Massimiliano Topai, Massimo Screpanti, Silvia Pocetta, Ambra Pompei, Giuliano e Claudio Graziani, il regista Paolo Ferrazza, il montatore Marco Callegari e poi il trucco e parrucco di Gianmarco D'Uffizi e il grandissimo, infine, il grandissimo Stefano Paoletti che mi ha affiancato anche nella scrittura di questo programma. Ci vediamo dunque il prossimo anno e, come al solito, state bene.